Ragazzuoli, Champions League sia la partita più attesa della settimana, del mese, dell'anno. Speriamo che ce ne siano ancora di più attese dopo questa. Napoli-Milan, il ritorno, devono distruggerci da quello che dicono. La parola, ragazzi, la lasciamo al campo. Le squadre intanto stanno entrando. Le potete sentire, non è Prime Video, è Mediaset Infinity. Per la qualità, ragazzi, incredibilmente preferivo Prime Video. Mi devo ancora cambiare, lo so. Devo anche buttare fuori il gatto dalla stanza. Devo accendere la luce di dietro. Speriamo che tutto quello che si è costruito finora non venga sprecato stasera. Anche se comunque poi ci sarà, in caso, ripeto, in caso, una semifinale. Sarà molto tosta, perché insomma affrontare praticamente l'Inter, sia per il Milan che per il Napoli, sarà un avversario molto ostico. Risuona l'inno della Champions League. Questo sarà un video da parecchie views, indipendentemente da come vada. Quindi, ragazzi, se siete nuovi, vi invito a lasciare like al video, a iscrivervi al canale, a seguirmi su Instagram. Vi ho maledetto tanto domenica contro il Bologna. Mi sono preso parecchi insulti. No, sabato avevo giocato con Bologna. Ho perso la cognizione del tempo. Vi ho maledetto tanto. Mi avete insultato per questa cosa. Non me ne pento affatto. Vi rinsulterei da capo. Dovesse essere così anche sabato, domenica con Lecce quando giochiamo. Però stasera, ragazzi, è una cosa a parte. Stasera siamo qua e, come vi ho detto, ragazzi, fin dalla prima partita di Champions League, quando si pareggiò 1-1 a Salisburgo, Champions League, vi perdono tutto, indipendentemente da dove si arrivi. Si può uscire stasera? Può succedere? Basta non fare una figura di merda e ci siamo. Difidati Calabria, Tonali, Tomori e Krunic. E ragazzi, se sulla preview di FIFA, che è una cosa che ho messo dalla scorsa partita, secondo me è molto carina, anche perché io metto qua sotto gli highlights, ma soltanto dei gol, perché delle azioni salienti, se no, se mettessi il pre post partita mi segherebbero. Già ogni tanto mi seguono a cose normali. Se avete visto l'Olympia Stadium, è perché FIFA 23 ha un bug dove la Champions League deve essere giocata per forza in determinati stadi, e quindi l'Olympia Stadium era quello che più assomigliava allo stadio del Napoli, e quindi la preview l'ho fatta con quella. Pensate a me che quando mi leverò questa maglia avrò tante risposte a parecchie domande. Battiamo noi in Champions League, quindi il Bayern, Napoli, Milan. Napoli, Milan. Che la chiave per il Milan e abbiamo battuto. Bravo Giroud, che canna subito la prima sponda. Prima cosa da fare è evitare di chiudersi, è evitare di mettersi dietro, è evitare di fare parecchie cagate che ogni tanto siamo abituati a vedere. Non subiamo gol in Champions League da diverse partite, da 4-5 partite forse. Bene, fate che anche questa possa confermare questo momento. L'ultimo gol subito fu quello di Aubameyang contro il Chelsea, e non voglio essere l'uccello del malaugurio, però desidero che questa cosa continui anche stasera. Kvaratskhelia, bravo Teo Hernandez. Come fallo? E vi dirò, meno male non ci siamo andati in semifinale di Coppa Italia, sennò sarebbe stata la fine qua. Anche se mi do del culo il fatto che potevamo giocare una semifinale di Coppa Italia contro la Cremonese, una finale quasi sicura. Vabbè, è andata così. Kvaratskhelia, Maignan, bravo, bravo, bravo Magic Mike Maignan, bravo, bravo, bravo. Mamma mia, Brahim Diaz. Ok, Brahim Diaz oggi non è in giornata. Dai, non recriminare una rimessa laterale che è nettamente per il Milan. Rachmani, cazzo, cioè, te l'ha calciata addosso e l'ha buttata fuori. Guarda, cioè, così è veramente clamoroso, Politano sinistro, fuori. La prospettiva delle telecamere dello stadio è bastardissima. Giroud sta malissimo, ragazzi. Il problema è che offenta Rebic, offenta Origi, o metti De Ketter nel punta. Il problema è che tutte e tre le soluzioni non vanno bene. Mamma mia, Calabria ha perso la posizione. Gol del Napoli. Grande Kier su Kvaratskhelia, mamma mia. Il vichingo nostro. Il vichingo nostro. Il vichingo nostro. Sono passati solo 15 minuti. Madonna. Cioè, ma se faccio così funziona? Teo Hernandez scivola, sì, Leao raddoppia. Che poi Giroud sbaglia quell'aggancio a metro. Che dice, vabbè, era 20. Che poi Giroud non sbaglia quell'aggancio della palla a un metro. Poi dici, era 40 metri dalla porta.
Però ragazzi, c'era Leao libero, bastava che l'allungasse e basta. Liberare poi la velocità di Osimhen, palla troppo lunga, Meglian e subito Carlo Lentoni a te. Leao, c'è Teo, gli devi dare. Teo Hernandez, subito. Bravo, subito. Rafa! Scambio, Rafa! Brahima! Brahim Diaz! Ma perché? Intervento da calcio di rigore. Calcio di rigore! Di rigore! Però lo potevi far tirare! Lo potevi far tirare! Però è stato intelligente perché ha fischiato al momento della finta. Beh sì ragazzi, è rigore netto tutta la vita. Giroud zoppo a battere il rigore. Giroud zoppo a battere il rigore. Lo sbaglia. Lo sbaglia. Lo sbaglia ragazzi. Lo sbaglia. Lo sbaglia. Lo sbaglia. Lo sbaglia. Lo sbaglia. Lo sbaglia. Ragazzi, sono profetico. Sono infinitamente profetico, ragazzi. Ha detto che Giroud zoppo non lo doveva battere sto rigore. Ha detto che non doveva battere Giroud. Aveva spinto. È vero che c'è una volta c'era che sì, probabilmente l'avrebbe fatto, però cioè è rigore che non si deve battere questo. Mezza altezza, né centrale né angolato, ragazzi. Questo è rigore che fai solo se il portiere sbaglia l'angolo. Ragazzi, male ragazzi, male. E purtroppo queste sono le occasioni che ti determinano la partita. Se segnavi quel rigore, Olivier. Se segnavi quel rigore, Zielinski, bravo Maignan. Se segnava quel rigore, raga, ne dovevano fare tre. Ne dovevano fare tre in meno di 70 minuti. Non ci voglio credere. Tonali, Benna, Tonali. Giroud, 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 la presa, non ci credo. Leao, pronto al destro. E che fa la cagata solita, perché Leao da fuori area non può tirare. Leao da fuori area è illegale. Cioè che poi le più chiare occasioni da gol le ha avute in Milan. Un calcio di rigore, un rigore in movimento. Incredibile. Perché poi se perdi, sono queste le cose che recrimini. Sono questi i problemi. Perché poi quando perdi ti dici, avessi segnato lì, sarebbe stata tutta un'altra partita. Questo è il problema. Ed è questo che ci portiamo avanti da tempo. Sbagliare gol. Poi per carità, qua due miracoli del portiere. Aia, aia, Politano, aia. Politano lo aspetta, poi accelera ancora. Bravo Teo Hernandez. Quanto mi fai godere. Quanto mi fai godere. Quanto mi fai godere con sti recuperi. Cadono male lui e Politano. Interessante. Ragazzi, Kim, Anguissa, Mario Rui, Politano caduti. Non è che sono caduti, due sono caduti e due sono a casa. Però vi prego, avete anche sbagliato un rigore, vi prego. Abbiamo fatto solo 61 passaggi in 35 minuti, tipo due passaggi al minuto. Zielinski, no. Leao su Lozano, calcio d'angolo. Grande Leao. No. No. No, non ha preso il pallone Leao. Questo è rigore, ragazzi. Molto al limite questo intervento. Questo è rigore, ragazzi. Ah, non ha dato. C'è andata bene. C'è andata molto bene, ragazzi. Devo ammetterlo, c'è andata molto bene. Molto bene. Dombele riesce a controllare. Pensava già alla giocata. Perse di vista il pallone. Quindi Leao, eccolo. Leao, in velocità, è il tuo momento. È il tuo momento, Rafa. Di Lorenzo. Su Rachmani, Leao. Leao. Giro. Oliviero. Ciucciateci le palle! Ciucciateci le palle! L'ha messa dentro Oli! L'ha messa dentro Oli! L'ha messa dentro Oli! Il Bayern è Napoli Milan! Napoli Milan! Bravo, che succede? E andiamo! Grazie Ndombele, grazie sostituto di Anguissa, grazie, grazie, grazie veramente tante, mamma mia Leao, che potenza, che potenza, Oli, Oli, Oli l'ha fatto, si è girato Giroud, si è girato Giroud, anzi non si è neanche girato, era già lì. Vai. Oli, 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 Oli. Baraschelia, c'è Calabria, c'è Davidino Calabria. Rivera Ndombele. Osimhen, mano, 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 mano,
Mano, ma ha fischiato. Guarda Scaglia, resistete un minuto e mezzo, resistete. Calabria! Fallo di Lorenzo, giallone. Fine primo tempo e loro parlano e noi si segna. Loro parlano e noi si segna. Il Bayern Napoli-Milan. Napoli-Milan! Ci siamo, hanno battuto loro. Ho messo il portafortuna là dietro. Due gol di vantaggio, adesso veramente me la dovete vincere a tutti i costi. Poi abbiamo perso partite anche vincendo 3-0, vi ricordo. Arriva il raddoppio di Brian Diaz. Kvaratskhelia va su sinistra, poi Kvaratskhelia. A noi ci piace prendere gol dopo 30 secondi, eh. E il Napoli a Milano, e il Bologna l'ha fatto, e tra un po' lo fa adesso. Qua l'ha saltato Calabria però. Ragazzi, io non so come abbia fatto a sbagliare sto gol. Lorenzo, Zielinski, bravo, Krunic, c'è Rafa. Gliela devi dare. È partito! Sa anche aver fermato. Però c'è Brahim. Vaffanculo. Doveva fare 150 cose in più. Cioè, ma è inutile che si aumentate i fischi, allora ci fate cacare addosso. Non sono serviti i botti, figurati i fischi. Sì, però non allungatevi troppo, perché sennò sti qua fanno gol. Kvaratskhelia fuori. Meno male sta sbagliando lo sbagliabile oggi. Ma non puoi eccedere a queste situazioni sul 2-0 praticamente. Junior Messias, ragazzi, me la dovete spiegare però. Bele Lozano, ai, fuori. Sono al cross, c'è Kier prima di Osimhen, Perché c'è il nostro vichingo prima di Osimhen. Osimhen, ecco la palla lunga proprio per Oliveira. Mamma mia, Oliveira, che cosa ho sbagliato. Liberissimo, ancora una volta, spara a salve il Napoli. Io sparo a buonanotte. Oliveira arriva proprio all'ultimo. Che liscio di Hernandez, raga, che liscio. Davanti a lui, De Hernandez. Che liscione. Origi, porca puttana. Giroud è durato 65 minuti e ha pure fatto gol. Gol, vabbè, di Leao, per carità. Però ognuno mette quello che deve mettere. Tonali, bello, Meret. Entra il pippone di Origi. Leao, dai, dai Rafa. In profondità. Beh, Rafa, c'è anche Tonali. Teo Hernandez. Mamma mia. La piroetta con cross. Mamma mia, mamma donna. Leao, no, ma perché giri? Ma perché la rovesciata? Ce la vince la partita. Dai, Rafa, su. Dai, 20 minuti. 20 minuti, ragazzi. 20 minuti, su. Messias, non c'è nessuno. Ma perché non vai? Madonna, che bidoni. Tra uno e l'altro. Leao, perché gli ha dato la palla? Perché hai sprecato una potenziale occasione così? Cioè, non è che solo sono scappati con la palla al piede, non sanno nemmeno, non sanno mettersi d'accordo su chi ci va. Cerchio dalla parte opposta. Attenzione, c'è sto colpo di testa di Rachmani che era rimasto in avanti. Rachmani, rischiamo sempre di prendere gol dai difensori. In piedi Olivera, Rachmani dai suoi pan. Tocca a Lozano il pallone, poi servito a Lorenzo. Che svista! Intervento, calcio di rigore. Visto da subito. Sfigato. Sfigatissimo, perché lui è andato in scivolata, la palla gli è passata sotto le gambe. Ci va? Kvaratskhelia. Volevano rigore, adesso l'hanno avuto, non devono più rompere. Eravamo verso le tre partite con Napoli senza subire gol. 3 su 4 con quelle l'anno scorso. Oh. L'importante è resistere poi. Rincorsa, destro. Magic Mike! Andiamo! Lo volevate il rigore! Brutte teste di cazzo! Lo volevate! Eccolo qui il rigore! Eccolo qui! Socchiateci le palle! Eccolo qui il rigore! Il Bayern Napoli-Milan! Napoli-Milan! Eccolo qui!
Eccolo qui il rigore! Napoletano, pupaci la fava, napoletano, pupaci la fava, napoletano, pupaci la fava, napoletano, pupaci la fava, napoletano, pupaci la fava. Dentro se le makers fuori, non mi dire Leao. Non mi dire Leao. Ma no, ma no, ma no, ma no. Sette minuti potevi anche farlo giocare, no? Qua dentro se le makers. Rifallo, rifallo, rifallo. Non riesce a superare all'inizio. Insomma, sul rimpallo sano. Se fanno gol ora, ragazzi, potrebbe scatenarsi l'inferno. C'è Tomori. Dai, 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 dai. Varaschelia, pronto. Varaschelia. Dio mio! Ancora fuori. Osti, guarda, un po' ci rimette come ci ha messo l'anno scorso col Genoa. No, era Olivera, ancora lui. In questa occasione arrivò Olivera. Madonna, ragazzi, ci avete sulla testa un po' più dritta. Lozano, ancora Krunic, ragazzi. Ancora Krunic. Varaschelia va dentro al cross, Maignan! Osimhen al cross, ancora Magic Mike Maignan. Napoletano, pupaci la fava. Napoletano, pupaci la fava. Osimhen fuori. Napoletano, pupaci la fava. Napoletano, pupaci la fava. Andate a fare i botti adesso. Avete fatto bene a fare i botti ieri, perché oggi non li avreste fatti. Raspadori pronto alla battuta. Raspadori, tutti dentro. Raspadori al cross. Raspadori, Osimhen gol. Eccolo, Osimhen per l'1-1. No, ho detto, avevo appena detto, un minuto e mezzo, ragazzi. Beh, l'importanza di aver parato il rigore di Maignan. Qua Krunic ha sbagliato. Varaschelia, lasciala andare. Finisce qui in semifinale. Andate tutti, squadra di merda. Tu andate tutti a fare in culo. Tutti a fare in culo. Esultate, esultate, sorteggi, che poi la prendete nel culo. Andiamo, andiamo. Il Bayern, Napoli, Milan. Grazie. Napoli, Milan. No!